E buonasera, buonasera ancora bella gente, ancora buona domenica e benvenuti in questa puntata Retro Games per Circo Dark, specialmente da Zulon, con l'ultimo capitolo della serie, nonché numero 4, conosciuto in tutti come Alone in the Dark e It's Nightmare, versione remastered su PlayStation 2. Bene ragazzi, prima di iniziare come sempre vi ricordo a tutti che oltre a me c'è sempre tanta bella gente simpatica. Chi abbiamo in live soprattutto? Abbiamo il gruppo The Targi Club, Yuke, Grey92, Nola su Twitch, SimonC92, Sara Conno, Seator, che anche lui porta un bel titolo soprannaturale, Alan Wake, Simon93, The Pain. Molto bene ragazzi, prima di iniziare la live un resoconto specialmente per la saga di Alone in the Dark, che molti di voi sicuramente vi ricorderete. Alone in the Dark The Nightmare fu l'ultimo capitolo della serie prodotta dalla Impulse e in seguito venne convertito, nonché fu anche il secondo, meglio dire, capitolo della serie ad essere stato convertito sia su PlayStation, PlayStation 2, PC, Xbox e via dicendo. Alone in the Nightmare fu il quarto e ultimo capitolo della serie. In seguito, Alone in the Dark ottenne una così pausa finché non uscì Dante's Inferno, Alone in the Dark Inferno, che in seguito fu anche l'ultimo della serie. Alone in the Dark, come tutti vi ricorderete, fu il padre proprio della saga che ha riportato moltissimi altri titoli horror come Resident Evil e Silent Hill, la quale venne molto ispirato. Il primo Alone in the Dark uscì nel PC proprio agli inizi degli anni 90, in quale il protagonista, che rimane sempre di tutti i capitoli principali, era il famoso investigatore privato Edward Carvin. La prima serie di Alone in the Dark uscì nel 1992 e venne convertita solo in piccole piattaforme come la MS, Arcom e poi sul computer. Nel 93 uscì il secondo capitolo Alone in the Dark, nonché il primo di questa serie che venne anche convertito sulla Neo PlayStation 1, Sega Saturn e sempre sul computer. Il terzo capitolo, che uscì qualche anno dopo, purtroppo venne convertito solamente sul computer. Alone in the Dark The Nightmare venne convertito sia sulla 1 che sulla 2, sulla console Dreamcast, Game Boy e Windows. E poi uscì in seguito l'ultimo, conosciuto come Alone in the Dark Inferno, che venne convertito su tutte le principali piattaforme. E poi, in seguito al fallimento delle principali case produttrici, la serie venne completamente abbandonata. La THQ Ration acquisì i diritti e fece uscire il nuovo Alone in the Dark, il reboot proprio del primo capitolo della serie. In questo Alone in the Dark Nightmare, nonché il quarto capitolo, a questa volta era ambientato più o meno nei nostri giorni, all'inizio proprio del 2000, dove Edward Carvey, un investigatore privato, decide di indagare sulla morte di un suo collega che stava indagando su una misteriosa isola di Shadow Moses, meglio così conosciuta. Aspettate se non lo so sbagliato bene a pronunciare. Shadow Island, infatti, un'isola del Maine. Carvey viene accompagnato da una cercatrice. Dice, una certa. Ellie Kebrand, una giovane insegnante che a quanto pare sta indagando anche lei sui misteri Shadow Island, che molto probabilmente il membro della famiglia Orbe morto potrebbe essere suo padre. L'introduzione ci mostrerà alcuni particolari. Alone in the Dark è una serie che tutti voi sicuramente avete molto apprezzato con il tempo, e anche a me. Era da molto tempo che ho deciso di portare questo capitolo. Chiedo scusa se ho avviato ora, ma ho avuto alcune difficoltà. Infatti, ragazzi, non ci crederete, ma il mio computer non riusciva a leggere il disco. Il CD andava talmente stretto che si bloccava in continuazione, quindi ho dovuto mettere per forza la versione digitale per poterlo avviare senza problemi. Un gran peccato. Avrei anche potuto metterlo su PS3 o altro, però avrei avuto alcuni piccoli problemi, quindi ho deciso di avviarlo direttamente su PS2 tramite l'emulazione.
Ora cominceremo la nuova partita. Il gioco è completamente in italiano, compreso l'audio. Gloucester, Massachusetts, 30 ottobre 2001, 21:00. Sentirti brontolare, ma ho accettato un nuovo caso. Lo so, avevo promesso di calmarmi, ma sono stato contattato da un uomo di nome Johnson per andare su Shadow Island a indagare su Obed Morton e sulle tavolette incise degli Abcanis. Non ti ricorda nulla? Ora capisci perché non ho potuto dire di no e non ho potuto aspettarti. Partirò domani. Ho lasciato alcuni appunti nel cassetto della scrivania. A presto, Cambi. Ah, quasi dimenticavo. Se vuoi contattare Johnson, il numero è il 555-1495. Dipartimento di Polizia di Boston. Cognome Fisk, nome Charles. Data di nascita 17 febbraio 1944. Data di morte presunta 24 ottobre 2001. Qualche parte negli Stati Uniti, 31 ottobre 2001, ore 18 e 43 minuti. Allora? Arriveranno su Shadow Island fra un'ora. Carby non può essere controllato, ma non abbiamo scelta. Che ne pensi del professore? Aline Sedrak non ha dubbi a proposito di Obed Morton. Non abbiamo avuto problemi a convincerla. Devo avere quelle tavolette e la loro traduzione. È chiaro, Johnson? Perfettamente. Papà! Papà! Signorina Sedrak? Aline? Svegliati! Cosa? Mi spiace. Mi scusi. Prendi. Ne avrai bisogno. Hai la tua radio? Sì, ce l'ho. Aline, quando arriviamo sull'isola, per la tua incolumità, stammi sempre vicino. La mia incolumità? C'è qualche pericolo? Sono stata ingaggiata per autenticare la traduzione delle tavole degli Abcanis. Lavorerò con il professor Morton. Il mio migliore amico è morto a causa di quelle tavole. È stato ucciso su Shadow Island. E giuro che un giorno scoprirò chi è stato. Mi spiace davvero. Ascolta, conosco la reputazione del professor Morton. È uno scienziato, un grande ricercatore. Ai miei occhi è solo uno dei sospetti. Ci stiamo avvicinando, Shadow Island. Che cosa è stato? Come Resident Evil e come tutti i titoli all'epoca ancora oggi, qua la storia è suddivisa in due trame che sono quasi completamente simili, si potrebbe dire. Purtroppo i personaggi non staranno insieme, visto che, beh, in originariamente era previsto che
dovevano essere in una coppia, però ovviamente fu deciso di dare spazio ad entrambi come un po' tutti i titoli riconosciuti. Anche in Resident Evil 2, ad esempio, sia Leon che Claire furono fatte entrambe suddivise, anche se di norma sarebbero dovuti stare insieme. E come nella versione remaster remake di Alone in the Dark, anche là è stato suddiviso. Qui possiamo scegliere tra i personaggi. Edward Carvin, età 33 anni, professione investigatore privato, possiede una pistola a doppia canna. Poi c'è Ali Kendrack, 27 anni, professoressa di etnologia alla Boston University, particolare padre ignoto. Cioè non... Però a parte vi dico una cosa, avrebbero dovuto un po' specificare meglio le professioni dei personaggi. Eh sì, beh, a parte che questa è la versione remake della 2, che io dispongo della mia bellissima copia fisica che la presi per il mio compleanno proprio nel 2008. Allora, lo so che stai oltre a me stai a seguire anche gli altri, cioè anche The Pain e così via. Allora ragazzi, la modalità è solamente normale, non può essere modificata, stesso per gli enigmi e tutto il resto delle cose. Intanto cominceremo prima con Edward Carvin e quando avremo concluso faremo poi Aline. Ecco qua, vedete? La grafica è stata rimigliorata proprio per la PS2, che come vedete il volto è perfettamente identico come nel filmato dell'introduzione. La torcia è una delle cose che fu proprio le prime novità a livello del genere horror, visto solamente anche in Silent Hill. Resident Evil, ad esempio, non viene quasi mai utilizzato, solo nelle versioni, nei remastered sono stati aggiunti particolarità della torcia. Come vedete, si può muovere solo con i tasti normali. L'analogico serve solamente a spostare la torcia. Così possiamo mirare, mira automatica, X spara, quadrato corre, triangolo mette il menu principale. Oggetti, bloc note e i principali documenti che ora leggeremo. Prima cosa, la nostra pistola. Ecco originale, eh? Queste sono le munizioni. Ora passiamo agli oggetti. Questo è l'amuleto per i salvataggi che troveremo sparsi per tutta l'isola. Sono limitati, ragazzi, quindi tenete sempre a mente dove si possono trovare. Questo è il nostro kit di pronto soccorso. Ecco qua la prima parte. Allora, in questa parte vi spiego una cosa. A parte che la storia di Edo Akave si dice che sia diventato un immortale che quindi non è mai invecchiato nelle prime versioni conosciute. Anche in Alone in the Dark Inferno, ad esempio, là Edo Akave era sopravvissuto
per più di 200 anni dopo che aveva trovato l'amuleto. Alone in the Dark Inferno, infatti, si può dire che è come una sorta di remake di Alone in the Dark Nightmare. Poi, come vi ho già spiegato, ci sono state molte tipologie e suddivisioni di storie e versioni alternative. Comunque, qua viene citato proprio se 713, la Bourne 713, che sicuramente voi avrete anche visto il film di Alone in the Dark. Viene molto citato. Infatti, questa era un'agenzia segreta del governo, fondata proprio durante i periodi della Seconda Guerra Mondiale, che aveva lo scopo di indagare sugli eventi dell'occulto. Carvin, a quanto pare, molto tempo fa ne faceva parte per un periodo e poi lasciò la divisione per dedicarsi come attività di investigatore privato, specialmente sempre sui casi del paranormale, cosa che avevamo visto anche nei capitoli precedenti. Come viene citato nell'introduzione, Carvin viene contattato da un suo collega, Fisk, che a quanto pare sembra che fosse stato contattato sempre dalla stessa agenzia governativa per indagare proprio sui fatti di Shadow Island. In questo appunto troveremo tutte le informazioni riguardanti.
Come vedete, abbiamo esaminato tutte le documentazioni e ogni riferimento a questo caso. Ok, ragazzi, mo procediamo con la storia. Faremo giusto un po' e poi salvo il gioco perché sto avendo ancora alcuni piccoli problemi. Inoltre, di recente anche l'emulatore mi sta dando dei capricci, non lo so, o è per la connessione, non ne ho proprio idea comunque. Bene, cominciamo. Mi informo, raga, che saranno quasi una ventina d'anni che non ci gioco a questo, eh. Beh, direi che ho regalato bene lo schermo. L'ho impostato a 50 Hz, è il massimo. Allora. Non abbiamo la combinazione, quindi non possiamo sapere qual è. Ok. Ma è estremamente pesante il gioco che non si ingrippa ogni tanto. Però devo dire che graficamente è fatto proprio bene, non c'è che dire, eh. Carby, rispondimi, ti prego. Aline, tutto a posto? Come potrebbe essere tutto a posto? Cosa è stato? Cosa diamine sta succedendo qui? Al momento non ne ho idea. Non farti prendere dal panico. Penserò a qualcosa. Dove sei esattamente? Sul tetto di una specie di villa. Mi sono quasi ammazzata. Ho paura. Ti prego, fa qualcosa. Io sono atterrato in un bosco a un centinaio di metri dalla villa. Riesci a vedermi? Vederti? E come potrei? Aiutami, in nome di Dio, accendi la tua torcia elettrica. Ok, anch'io ti vedo. Ecco cosa dobbiamo fare. Cerca di entrare nella villa. Quindi trova un posto dove nasconderti e io verrò a cercarti. Quanto tempo ci vorrà? Non lo so. Farò il più in fretta possibile. Cosa? Aline, verrò da te. Questa è una promessa. Vieni in fretta. Ha paura, che si può pretendere? Siamo finiti in mezzo al nulla. Ovviamente, come tutte le tattiche dei survival, ragazzi, prima regola: cercare di risparmiare le munizioni, medikit, evitare gli scontri inutili. E che la mia ce la mandi buona.
azione. No, no, non muoverti. Non muoverti. Lasciami perdere. Sto per morire. Sto per morire. Chi ti ha fatto questo? Quest'isola è un inferno. Non uomini, bestie ripugnanti. Scappa, vattene da qui in qualunque modo. Come sei arrivato qui? La nave. L'ultimo imbarco. Lui ha sparato a tutti. Cerca di restare calmo. Tu hai una pistola, ti lascerò alcuni proiettili. Vado a cercare aiuto. Aiuto? Tu morirai come tutti gli altri. Corri. Tornerò. Un'altra cosa interessante che vi ricorderete come in molti titoli, la luce è l'unica cosa che ci permette di vedere degli oggetti nascosti. Il nostro poveretto è scomparso e questo cane è stato fatto completamente a pezzi. Comunque, da come abbiamo ben capito, quell'uomo probabilmente poteva essere solo un mercenario o un membro di un equipaggio assunto dallo stesso Morton per protezione. Qualsiasi cosa sia successo, a quanto pare questo gruppo non era stato in grado di sopravvivere a lungo. Direi che su per giù, in base a una mia ricostruzione che avevo fatto già una volta in passato, quando iniziai la prima volta, e che probabilmente ci saranno volute più o meno un paio d'ore prima che tutti quanti venissero uccisi o che siano uccisi per evitare di essere fatti a pezzi. Thank you.
Meno male che avevo salvato. Aline? Non puoi nemmeno immaginare. Mi sono dimenticata di dirti che ho incontrato un'anziana signora. Credo sia la madre di Obed. Sembra mezza matta. Dice che sono 3 giorni che non lo vede. Nient'altro? Credo che Obed Morton si trovi sull'isola. Ma tutto quello che vedo mi gela il sangue. Sto per impazzire. Sì, va bene. Nient'altro? Tutto qui quel che hai da dire. Vuoi forse che porti a termine tutta l'indagine al tuo posto? Se la prendi in questo modo. Io reagisco come mi pare e piace. Chiudo. Carby? Carby, rispondimi. Cosa succede? Cose, cose terrificanti. Ombre, ombre viventi. Aline. Aline! Aline! Merda!
Regalo, troppi medikit e cose. Vediamo se riesco ad evitare questo qua. Ok. Questo potrei pure abbatterlo, ma l'altro è meglio evitare.
Abbiamo trovato le munizioni. Ed ecco qua il fucile. Sapete che una volta quando ho cominciato non lo trovai nemmeno la prima volta? Questa torcia è utile, ragazzi, perché in questo modo possiamo vedere gli oggetti nascosti nel buio. Ora ci costeremo una bella la paura 90. Rispondimi! Aline, pensavo tu fossi morta. Anch'io. Questo posto non fa per me. Voglio che tutto ciò finisca immediatamente. Ti capisco. Mi capisci? Mi capisci? Tu non capisci nulla. Io non so cosa vogliate da me, tu, Johnson o il professor Morton. Ma io voglio solo che quest'incubo abbia fine. Adesso! Aline, datti una calmata. Dove sei? Non muoverti, sto arrivando. È il meglio che puoi fare? Sì, sto facendo del mio meglio. Bene, allora. Sbrigati. Donne.
Garby! Alin! Tika! Mica! Alin! Non muo... Ehi! Sì, sto... Bene! Alin, ci sono novità? Ti sto aspettando. Cosa stai facendo? Non riesco a trovare la stanza in cui dici di essere stata chiusa. Non penso sia difficile. Sono al piano superiore. Nell'atrio c'è una scala. Ok, andrò in quella direzione. Grazie. Fai presto. Penso sia solo un armadio. Bene, allora spostalo. Era ora. Voglio che tu mi spieghi cosa sta succedendo. Non lo so ancora, ma mi piace la tua nuova difesa. Sembri meno... come dire... Sì, lo so. Ecco la tua roba. Grazie. Che ne è stato della mia giacca? Chi ti ha chiusa qui dentro l'ha fatto senza dubbio con piacere. Senti, io non avrei mai permesso che tu venissi... Ho le mie ragioni per trovarmi qui. Sei riuscito a parlare con Obed Morton? No, e tu? Non ne sono così sicura. Ho come la sensazione che ci sia più di un Obed Morton. È troppo pericoloso. Dobbiamo trovare un posto sicuro per te, dove tu possa nasconderti e aspettarmi. Ascolta, Carly. Sai benissimo che il posto più sicuro si trova almeno a 2 ore di aereo. Non mi sono comportata poi così tanto male fino ad ora e certamente non intendo passare tutto il tempo che mi resta senza far nulla. Voglio sapere. Poco fa ho sentito una voce sopra di noi. C'è una botola. Se mi dai una mano posso raggiungerla.
Perché non restiamo insieme? Tu e io non abbiamo gli stessi obiettivi. Ricordati ciò che mi hai detto sull'aereo. Coraggio, dammi una mano. E se mi rifiutassi? Non sei il tipo che dice di no. Il cerchio di pietre nella brughiera mi ha sempre affascinato. Quando ne chiedevo la spiegazione a Edenshaw, le sue risposte erano sempre vaghe. Ora penso che sia una sorta di calendario dei rituali usato per determinare alcuni eventi astronomici. Ho cominciato a costruire un planetario che verrà utilizzato assieme al cerchio di pietre. Tutto ciò sembra connesso alla porta, alla sua apertura e al rituale delle sette statuette. Edenshaw ne fu molto sorpreso. Sembra che non li immaginasse collegati. Perciò l'ho convinto a celebrare il rituale dei suoi antenati. Conosco la sua debolezza e come utilizzarla.
voleva convincermi dei suoi poteri di stregone. Agiva anche per orgoglio. L'ho registrato mentre pronunciava le sacre parole della sua tribù. Era in piedi di fronte a una stele e la direzione nella quale pronunciava l'incantesimo sembrava una parte importante del rituale. Ma nulla accadde. «Non è ancora giunto il momento», mi disse, giustificandosi. Ok ragazzi, direi che ci possiamo fermare qui per stasera. Così come cambio pure il gioco e vediamo nel caso mi si dovesse crashare che devo dare un'occhiata all'emulatore. Per sicurezza uso pure uno degli amuleti. Ecco qua. Mamma mia. Dovrò stare attento perché i medici sono già limitati. Bene raga, è il tempo di cambiare gioco e torno veramente subito. Spero che questo primo inizio con Alone in the Dark vi sia piaciuto, che porterò sicuramente avanti questa storia man mano. A parte che sicuramente avrò anche saltato qualche sequenza perché dovevo controllare prima il resto della casa prima di procedere al piano di sopra.
È quasi mezzanotte in base all'orario. So chi sei e che cosa sei venuto a cercare. Ti stavo aspettando. Resta dove sei. Non muoverti di un millimetro. Chi sei? Mi chiamano Eden Shaw. Sono il guardiano di quest'isola. Il guardiano? Il guardiano di cosa? E cosa sono tutti questi mostri? Cosa diamine sta succedendo qui? Il professor Morton ha definitivamente varcato la frontiera. Non potresti essere un po' più chiaro? Cos'è questo casino? La mia debolezza ne è la causa. Ho permesso ai ragazzi di giocare con forze che andavano oltre la loro comprensione. Ma le leggende non sbagliavano. Tu dovevi venire. Speriamo solo non sia troppo tardi. Tutto questo è arabo per me. Presto ti sarà abbastanza chiaro. Vai nella biblioteca. I libri custodiscono molti segreti. Porta con te questo talismano. Ti permetterà di non cadere nell'oblio come tutti gli altri. Compi il tuo destino. Salvaci. Aspetta, aspetta. Non sono venuto qui per perdere tempo in sciocchezze. Devo indagare sulla morte di Fiske. Non so di chi tu stia parlando. Charles Fiske. Sulla cinquantina, 1,85 m, capelli grigi. Non so chi sia. Come puoi vedere, da mesi nessuno viene su quest'isola. Ok, adesso ne ho abbastanza. Oh, dannazione. Vabbè, ci fermiamo qui e poi ricaricheremo il salvataggio che ho fatto. Grazie a tutti, ci becchiamo a breve o se no se ne parla domani.